Allora, buonasera, avvocato Giulianelli, siamo nel suo studio. C'è stato io direi un colpo di scena rispetto a quella che ormai si era profilata come una rinuncia al ricorso fatto davanti alla commissione, al collegio di garanzia del CONI per la sì concessione del rinvio lunedì scorso, ma anche sine die, quindi in pratica il significato era che l'eccellenza, la maceratese, sì, se la poteva sognare. Poi c'è stato il colpo di scena, qual è stato? Quello che l'avvocato Giulianelli, con sagacia devo dire, si è ha rivolto la sua attenzione al ricorso al Tribunale federale, in base ad una interpretazione del 2018 della legge sportiva, del diritto sportivo, che permette di rivolgersi per giudizi di merito al Tribunale federale e quindi alle dipendenze regionali, ai tribunali regionali. Lei quindi si è rivolto al Tribunale regionale federale, sì, delle Marche. Sì, diciamo che è stata una cosa che è nata all'ultimo momento, perché naturalmente il provvedimento del... Di qui, scusi, anche una convocazione, una conferenza stampa bruciante, no? Bruciante, perché il provvedimento ci è stato comunicato poco tempo fa, poche ore fa. Diciamo che dopo l'ordinanza del Collegio di Garanzia del CONI, naturalmente questo sine die lasciava un po' così l'amaro in bocca. Debbo dire che diciamo che c'era un contrasto giurisprudenziale molto forte, per cui, parlando con Alberto Crocione, il presidente, che naturalmente ha sempre un carattere piuttosto forte e deciso, mi ha detto: no, vai avanti tranquillo. Però io non mi sentivo tranquillo di proseguire una strada che sapevo che mi avrebbe portato... Il tracciato era già stato delineato. Il tracciato, insomma, purtroppo era quello. Condivisibile o meno, certo, bisogna prendere atto di una decisione, tra l'altro espressa dalle sezioni unite del Collegio di Garanzia. Anche se è vero che poi lo stessa prima sezione, quella che a noi ci ha dato questo rinvio sine die, poco dopo quella decisione, poco tempo fa per la verità, in casi analoghi aveva ritenuto la propria competenza, perché poi è un po' strano questa cosa qui. Io, ad ogni buon conto, per cercare da maceratese, da tifoso anch'io della Rata, di cercare di dare una mano, ho cercato di assecondare quelle che erano le richieste delle sezioni unite, e quindi ho convocato Alberto, ho rappresentato una possibilità che c'era, che era quella di ripresentare il ricorso richiedendo una serie di tecnicismi, attraverso una serie di tecnicismi, una remissione, una restituzione del termine per impugnare, ripresentare il ricorso tal quale è quello che è stato presentato davanti al Collegio di Garanzia al Tribunale federale territoriale, che è competente, quindi il Tribunale federale di Ancona, che è competente, che ha accettato il ricorso, lo discuterà il 23, mi sembra, vero? Sì, l'ha accettato, il dibattimento, diciamo, concede il dibattimento, concede, ecco. Diciamo, questo è già un bel successo, che non vuol dire niente, però diciamo, fino a poche ore fa la maceratese l'eccellenza se la poteva scordare, adesso possiamo dire che siamo ancora in lizza, poi vedremo. Credo che questa decisione poi non sia così drammatica, perché in realtà poi io non so come andrà a finire, ma nell'eventualità che il ricorso venga ricettato, quindi non c'è nessun problema, la maceratese disputa le due partite e quindi... Se il ricorso viene accettato, le partite che la maceratese ha disputato, i risultati vengono annullati. Quindi da questo punto... Tengo a precisare un'altra cosa, perché su questo anche Crocioni, il presidente, e del resto risulta anche dal provvedimento, la nostra non è una battaglia contro l'Atletica Azzurra, che a torto ragione si trova in eccellenza. Del resto io nel ricorso ho chiesto che, è vero, possa essere esclusa l'Azzurra Colli, ma è anche vero, escludendo oppure includendo, cioè a 18, a 17. Vabbè, perché c'è ritirata, no, del resto, Chiaravalle, no? Perché altrimenti ci potrebbe essere 18 squadre. Comunque, insomma, si è ritirata. Sì, sembrava che volesse anche lei. Beh, se fosse stato 18, era più logico, per il criterio dell'alternanza, era la retrocessa, ci aveva diritto Chiaravalle. Vabbè, avvocato, adesso vediamo.